Buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Eccoci qua di nuovo in diretta. Oggi è giovedì 18 gennaio 2018. Bentornati a tutti. Oggi parliamo di arte, lo facciamo con un gradito ritorno, due ospiti che sono già stati qui con noi, che spesso vengono a raccontarci appunto di arte. Beh, oggi c'è qualcosa di diverso e particolare, ma lo chiediamo direttamente ai nostri ospiti, in particolare a Eva Amos. Buongiorno Eva. Buongiorno. E Luca Cantore d'Amore, buongiorno Luca, bentornato. Buongiorno, a volte ritorna. Siamo ben contenti appunto del vostro ritorno. Dicevo appunto, Eva, ci parlate spesso di arte, venite qua a presentarci grandi mostre, a presentarci tutte le varie iniziative che fate con Art Space. Sì. Dicevo, questa volta però è un po' diverso, volta presentiamo una mostra particolare. Sì, presentiamo una mostra di mia personale, di Eva Amos. La prima personale di Eva Amos a Milano. A Milano, esattamente, sì. Allora, per chi non lo conoscesse, quest'oggi possiamo quindi avere l'occasione di conoscere, di vedere le opere di Eva e di capire come si diventa artisti arrivando dalla lontana Russia. Dall'Unione Sovietica. Dall'Unione Sovietica, anzi, infatti, perché Eva è nata senza svelare età e cose, senza fare il caffone così, però diciamo che c'era ancora per poco l'Unione Sovietica. Ma Eva non ha età. Infatti, come quella. Età. Cioè, lei è congelata da 40 anni, 50, 60. E lì è congelata così, appunto, sì. Luca. Eva, raccontaci un pochino. Allora, tu appunto nasci in un tempo indefinito, appunto, in Unione Sovietica, a Samara, giusto? A Samara, che era ancora Kuibyshev, è un nome di un rivoluzionario sovietico. Ah, quindi non si chiamava neanche Samara, avevo no, ok. Sì, cioè, ma non erano i tempi troppo lontani, comunque, non spaventiamo questo. Come è stato l'approccio con l'arte? A che età hai iniziato ad avere i primi approcci con l'arte? E poi come mai sei finita qui a Milano e hai continuato a fare l'artista? Sì, allora la mia storia è iniziata da quando io avevo 3 anni. La mia mamma, che abbiamo già parlato di quella cosa lì, che i miei genitori sono pittori, uh-huh. E la mia mamma si è accorta che io ho iniziato a dipingere sui margini bianche di un giornale e mi ha dato i fogli normali, ho iniziato a dipingere. E tra l'altro parliamo magari più avanti della mia prima mostra personale, che non è stata fatta da me. Raccontaci la tua prima mostra personale. E la tua prima personale quando è stata fatta e dove? Allora è stata fatta, non parliamo di in che anno è stata fatta. In un c'era una volta, di molti anni fa, fu fatta, sì, la prima personale. Di Ma è stata già Samara, non Kuibyshev, e ha fatto questa mostra da mia mamma. Ah. Quindi ho iniziato già a dipingere e i miei genitori hanno deciso di farmi iscrivere a una galleria artistica per i bambini, dove io dipingevo e avevo un sacco di dipinti che mia mamma conservava e quindi si sono rimasti ancora. Quante ne avevi all'incirca? Allora ho iniziato a dipingere quando avevo 3 anni, quindi avevo tipo 4-5 anni, insomma. Ah, okay. Cioè, quando avevo 4... E cos'è successo a casa? A, un certo a casa punto? Ha fatto la mostra personale, appeso i miei dipinti colorati con i colori accesi che uso adesso e sui tappeti. Infatti stiamo vedendo... appesi sui muri. Questo, ad esempio, è uno dei tuoi primi disegni, giusto? Sì, 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 sì. Effettivamente, Luca, ti è mai capitato di dover fare la critica a un dipinto di una bambina di 3 anni, a proposito? No, però proposi una cosa molto interessante anni fa che non fu capita, perché tutte le intuizioni, gli slanci di intelligenza raramente vengono colti da una certa quota di Italia in giù. E andando a trovare mio padre è neurologo in una sua clinica, che a tutti gli effetti è ciò che erano i manicomi, solo che è chiamato con un altro nome dopo, uh-huh, la legge Basaglia, ma in realtà non è cambiato quasi nulla sostanzialmente. Proposi di fare una critica e un'esposizione di tutte le opere dei disturbati mentali che nel loro tempo libero, come dire, si accingevano con inconsapevolezza a mettere penna su carta o colori su carta. Okay. Ci sarebbero state da fare delle analisi piuttosto interessanti, secondo me. Ah, solo che non fu colta. La mia era a metà tra una provocazione e un moto, uno slancio di approfondimento rispetto a una tematica che potrebbe essere facilmente equivocata o presa in esame come tabù, ma in realtà, se approfondita, potrebbe essere molto interessante, perché l'arte, nell'inconsapevolezza, talvolta del meglio di sé. E l'inconsapevolezza in che cosa l'abbiamo? Nei bambini e nei pazzi.
Tanto che Edgar Allan Poe diceva: mi hanno chiamato matto, ma non mi è ancora chiaro se la follia sia o meno il grado più elevato dell'intelligenza. Ah, okay. Cioè, voglio dire, Van Gogh lo devi lasciar stare, lo devi lasciar fare, non è che vai da Van Gogh e dici metti un po' di giallino qui, no, devi fare lui, cioè non puoi vincolarlo, quindi è inconsapevole. Probabilmente non si sa se lui fosse consapevole di quanto a fondo lui fosse andato nelle cose, ma intanto ci andava. E tu dici, anche in questo punto i bambini sono inconsapevoli. Infatti tu hai iniziato appunto da bambina, proprio dicevi, a tre anni. È un'età dove già si può iniziare una carriera, mi viene da dire, perché proprio appunto rimane e poi... Probabilmente, sì. Ma non è a caso, voglio dire, anche in psicologia, per analizzare appunto le turbe di taluni bambini, i psicologi la prima cosa che ti chiedono qual è? I disegni. Cioè, disegna mia mamma e papà. Io disegnavo Batman per mio padre, Cenerentola per mia madre. Poi altri, insomma, si capiscono molte cose dalla psiche dei disegni dei bambini. Ma cosa sarebbe il gatto? Beh, io non sono superstizioso, quindi non ti so dare... No, la cosa che però io non sono critico d'arte, ma mi ha colpito, è come vedere però che gli stessi colori che una Eva trenne ha usato... C'è una coerenza stilistica. La riusa ancora adesso, c'è una coerenza stilistica appunto. C'è una coerenza stilistica senza una soluzione di continuità in ma non si può dire, in 40 anni, quanti anni abbiamo adesso? Insomma, siamo 40 si può anni. Dire, non si può dire. Che fa sempre qui. Ma perché? Perché la coerenza stilistica in realtà nell'arte... Come forse in tutte le cose ti rende riconoscibile, cioè avere uno stile è essere riconosciuto e riconoscibile. Se non sei riconoscibile non è uno stile, tutto qua. Sì. Ad esempio vediamo invece qua un'opera invece recentissima, appena finita questa, giusto? Sì, più o meno, sì. Tra l'altro quest'opera ho già esposto alla mostra collettiva L'arte femminile, non so se ricordi, questo è un ritratto di Ornella Muti. Che sappiamo anche molto gradito questa, sì. Questa quindi, tua opera. Sì, lei sa che ho fatto questo dipinto, le ho fatto vedere, e siamo in contatto, se si può dire. Ma sto aspettando a fare la mostra e poi magari ci vediamo e le regalo questo ritratto. Vediamo allora anche la locandina della mostra appunto che ci sarà il 22? Il 22. Sì. 22 gennaio, eccola qui. Sì, che sarebbe Evanos, lunedì. Nel paese delle meraviglie. Sì. Mai titolo fu più azzeccato. No, allora, spiego un po' il titolo se siete interessati. Cosa significa nel paese delle meraviglie? Cioè, quando sono arrivata in Italia, quando mi sono trasferita, io non ho dipinto da parecchi anni, capito? Sette anni non dipingevo proprio, perché ho lasciato l'arte per fare gli studi di marketing, pubblicità, e ho fatto anche il dottorato di ricerca, e quindi per me l'Italia è stata la musa. Quindi nel paese delle meraviglie, Eva Amos in Italia praticamente, così si legge. Sono tutti quadri che hai fatto qui in Italia questi? Sì, esattamente. Ah, sì. Ok. L'altra volta le chiedevo a casa, quando ti sei accorta che avresti voluto trasferirti definitivamente in Italia? E lei mi ha risposto, 5 minuti dopo essere atterrata dall'aereo, quando ho visto che caldo faceva. Cioè pensa, quel caldo che noi tanto odiamo ad agosto. Era agosto, era agosto. La massima ambizione di un agosto di Milano. Sì, 40 gradi. Hai detto, io qua ci rimango. Io qua ci rimango. Cioè, ma scusa, io stavo partendo da San Pietroburgo, dove, cioè, agosto, la pioggia, 17 gradi, cioè quello che desiderate voi tantissimo ad agosto. Sì, no, ma infatti la cosa bizzarra è che l'ha convinta ciò da cui noi fuggiamo d'estate, cioè Milano d'estate è la cosa più brutta al mondo. Famosa canicola. Sì, invece lei, venendo da Samara, l'ha vista come una cosa. Fosse atterrata, che ne so, nelle Cinque Terre. Tu immagini, avessi impazzito. Capite? Il primo approccio all'Italia delle Cinque Terre ad agosto, quella lì. Andavi in un delirio. Sì. Mi diceva appunto che è tutte opere fatte appunto quindi in Italia. Poi tu in Russia comunque hai fatto una carriera, diciamo, artistica, no? Mi dicevi poi dopo appunto già tre anni da piccolina e poi ti hanno mandato in questa scuola di pittura, ma poi non hai seguito solo l'arte pittorica però. Allora, dopo questa scuola sono andata a fare la scuola della musica. E poi i miei genitori hanno deciso che devo fare anche la scuola dell'arte, ma io non potevo stare tra due cose, quindi ho scelto l'arte per dedicarmi più all'arte. Quando parli di scuola della musica, era proprio una vera e propria scuola, cioè come fossero le nostre scuole superiori,
apposta, ci ammazzavano con le lezioni di solfeggio, di pianoforte. Cioè, io suonavo la balalaika, un strumento musicale che è poco conosciuto in Italia, e con tre corde, tre angolo. Sì, sì, no, un po' conosciuto grazie a una canzone di Enrico Ruggeri che canta la balalaika, quindi appunto... grazie a te stavo riflettendo sul fatto che vige ancora purtroppo questo falso mito per cui le arti siano scindibili tra loro. Ma in realtà l'arte è nelle arti. Cioè, nel senso, la più suprema forma d'arte esistente è la poesia. Per quale motivo? Perché la sua immaterialità è talmente trasversale che c'è poesia nell'architettura, c'è poesia nella letteratura, c'è poesia in un dipinto, c'è poesia in una scultura. Quindi poetare, ovvero arrivare all'essenza dell'arte, non ha a che fare semplicemente con i giochi di parole in rima, che oggi la poesia in rima risulta più come una filastrocca bislacca che come una poesia vera e propria, perché è una forzatura che snatura il verso. Ma la poesia è ovunque, anche nel suo immateriale, in ciò che è materiale, in una chitarra, in una bella sonata al pianoforte, in un bel dipinto. Dunque, invece ti chiedo, non è strano sentire raccontare da una ragazza di, appunto, che a 3 anni viene mandata in una scuola d'arte, che a 15 anni viene mandata in una scuola... a scuola di musica quanti ne avevi con questa scuola di musica? 12 anni. Sì, a 16 anni viene mandata poi alla scuola d'arte superiore, insomma... come mai in un paese tra parentesi dove comunque appunto post Unione Sovietica, se non è che tutti stavano a sguazzare nell'oro, immagino, in quel periodo, comunque appunto si fa un investimento di questo genere su Eva Amos, la sua famiglia decide di fare questa scelta. In Italia sarebbe una scelta molto complicata da vedere, pochi farebbero, non so, anche se ci sono certi tipi di scuole, tra parentesi. Allora farò un giro, però è interessante. Io parto da un'analogia per spiegare Eva. E l'analogia con Eva è particolare perché è riconducibile a mia madre. Da dove, come si evolve questa cosa? Mia madre è Nadia di Ponticelli. Ponticelli è quello che noi vediamo a livello architettonico e a livello, come dire, di sociale, di qualità della vita, molto simile a quello che noi vediamo in Gomorra, cioè Scampia. Queste architetture brutali, asettiche, grigie, piene di cemento, che è come è parte di tutte le ex architetture dell'Unione Sovietica, tuttora vigenti, tuttora esistenti. Mio nonno, ignorante ma intelligente, ebbe l'intuizione, lo slancio, di capire che mia madre dovesse evadere da quel territorio, tanto che mia madre ha insegnato danza e pianoforte e adesso è psicologa, sociologa, capisci? Cioè, se c'è uno slancio, se c'è un movente, se c'è una presa di coscienza rispetto al fatto che una terra, oltre che essere bella e perduta, nel loro caso, suo e di mia madre, brutta e perduta, non può offrirti un futuro, devi andare altrove, ed è quello che ha fatto lei. Ed è per questo probabilmente che esprime tutto nei colori. Cioè, i colori che lei esprime erano dentro di lei, ma non fuori di lei. Cioè, non li vedeva, ma li aveva dentro. Yeah. Allora, il non vederli... In maniera invece, diciamo, una vita più agiata, più immersa nei colori, invece è più difficile esplorarli, dice. Assolutamente. Quindi c'è una stretta analogia. C'è la fuga da Secondigliano, di mia madre. Cioè, mi ricordo un po' anche la famosa frase di André, no? Dall'etame nascono i fiori, precisamente, non nasce niente. La fuga da Secondigliano di mia madre è analoga alla fuga da Samara di Eva. La stessa cosa. Anche perché c'è un accomunante fattore architettonico tra Secondigliano e Samara, tra Sogliatto Jatti, che è quel cesso di posto che sta in provincia di Samara, e che sì, Togliatti, un posto, paese, la cosa più brutta dedicato a Togliatti, ma di fianco quando a Samara. Io andai in Russia, paradossalmente apprezzai molto più maggiormente la verità della bruttezza e della brutalità delle architetture post-sovietiche che la teatralità del centro storico di San Pietroburgo, che deve a tutti i costi essere bella, come diceva Dostoevskij. Poche cose sono sceniche e teatrali come San Pietroburgo, come centro storico di San Pietroburgo, ma per mia opinione, non che io voglia paragonarmi a Dostoevskij, nella sua periferia è ancora più bello, perché è vero, non deve stupire nessuno. E allora nella verità insiste talvolta anche la bellezza, c'è una bellezza dell'orrido. Tutto questo, tu appunto in un'età giovanissima ti sei forse neanche accorta di aver fatto questo passaggio, e poi invece a un certo punto appunto arrivi in Italia, decidi, come diceva appunto Luca, dopo 5 minuti di basta, tra l'altro non parlavo neanche italiano. Com'è stata appunto la scelta di venire in Italia, e l'approccio all'Italia e poi la decisione finale di rimanerci? Allora, il mio rapporto con l'Italia è iniziato a San Pietroburgo, perché quando io facevo il dottorato di ricerca, il mio professore, che conosce tra l'altro Luca, quando siamo andati a San Pietroburgo ho presentato. Un brillante intellettuale. E tra l'altro di Samara, cioè strano, le cose... Tutto torna. Sì, assolutamente. E un giorno mi fa...
Eva, ma perché non... Cioè, è tutto bello che fai, ma sai che Italia è bella? Cioè, non voglio informarti di questa cosa, io faccio... cosa c'è di bello? E lui fa... Ma sai, cioè, mettono i panni... Cioè, per strada io faccio... Ma va, ma come è Beh, lui indicava possibile? il Cioè, folklore. Questa idea un sì, po' sì, cioè, alla Woody Allen, mi sì, viene esatto, la da dire. Woody No, la Woody Allen. Allen con C'è una questo cosa mistero, questo stranissima. giallo predominante di qualsiasi cosa, Esatto, esattamente. e quindi, cioè, Gente che vola dai sì, io balconi. sono andata su Google a vedere un po' e informarmi del Tu non hai fatto mai pensato d'Italia. l'idea anche di venirci vacanza? No, Cioè... ma cioè, lui, è stato lui proprio, mi ha fatto un spinto. E mancavano tipo 3 mesi per il mio compleanno, il 22 gennaio tra l'altro. Io faccio allora, faccio un compleanno un po' particolare, creativo, e faccio il compleanno italiano. Sì. E quindi E sei io ho venuta. obbligato a tutti i miei ospiti di vestirle, Ah, cioè, in ok. stile italiano, occidentano, Madonna, chissà cioè cosa io... c'è, chissà cosa c'è. Insiste in lei un regime dittatoriale, Sì, infatti, guardi. no, chissà Vi cos'è questa dovete festa. vestire in questo Ci sono modo. delle foto di questa festa da Sì, poter sì, sì. vedere? Gli chiedeva di portarci la prossima Purtroppo volta già non ci ho perché, pensato veramente. vogliamo vederle, Sì, cioè. sì, Compleanno sì, sono italiano. andata al Di che anno supermercato. parliamo? Nel 2000, non diciamo quanti anni facevi, ma di che anno stiamo Da parlando? quanto tempo vivi? 2000, non so, facciamo 10, 11, non 2010, mi quindi ricordo, veramente diciamo non mi 7-8 ricordo. anni fa, nel Ok, 2010, sono andata una al Eva Vamos che supermercato. non conosceva l'Italia ha chiesto a tutti i Sì, suoi amici che non sì, conoscevano l'Italia sì. di fare una festa all'italiana. Sì, ovviamente ho Dicevo, cucinato tutti, stereotipo, cioè, immagino come se noi facessimo una festa alla russa no, e tutti i diciamo piatti vodka, italiani, finito, cioè, tutti i immagino. piatti italiani, capito? Io ho Sì. fatto la pasta più brutta della mia vita, cioè ho E tu fatto eri la salsa a contenta parte, invece. la E pasta tu più... pensavi di aver fatto invece qualcosa di Certo, grandioso? ma cioè, le foto sono venute molto bene, quindi cioè, Ecco. sembrava proprio la festa vera. Poi sono andata al C'era supermercato. qualcuno vestito da cilentano, c'era, Eh? dice. C'era qualcuno vestito da Sì. cilentano. Ah, e quello è lo stereotipo Eh italiano per voi. Ah, sì. ok. Tra l'altro, mio insegnante d'inglese si è vestito come cilentano, cioè la giacca con le righe, cioè, non lo so, è una cosa strana. Fantastico, ma sarebbe veramente da rivedere queste foto e da studiare questo caso perché è bellissimo. Assolutamente, assolutamente. Nonostante questa festa, poi hai deciso di venire in Italia. Diciamo nel senso, Nonostante, grazie a nonostante. questa Ah, festa. ok. E sono iniziate le mostre di Eva. Sono iniziate le Sì, vostre idee. Però sì. quando sei arrivato in Italia non hai trovato nessuno vestito come cilentano. La pasta era Nessuno diversa. Piove ascoltava, anche qui a volte. Nessuno ascoltava più cilentano, cilentano. sì, Piove, c'è la nebbia anche a Milano. incredibile. No, è vero, No, no, ah, no. mio. Cioè, rispetto a San Figurati. Pietroburgo Figurati, figurati. No, però sono poi iniziate le mostre di Eva che hanno come caratteristica fondamentale questa. L'arte ha iniziato ad essere essenziale intorno al periodo rinascimentale. Cioè, l'arte aveva una funzione legittimante rispetto alle famiglie reali o alla chiesa che nell'appropriarsi o nel generare, nel contribuire alla creazione della bellezza attorno a sé, dimostrava il potere dei propri muscoli e del proprio intelletto, della propria forza politica. Quindi a un certo punto tra 4 e 500 l'arte diventa clamorosamente essenziale. Un artista, la figura dell'artista diventa legittimata all'interno della società. Con un balzo di 500 anni arriviamo alle mostre di Eva. In che modo? Perché le mostre di Eva tutto sono meno che essenziali. Cioè le mostre di Eva, e lo dico provocatoriamente, non servono a niente, ma nel loro servire a niente, non servire a niente, sono essenziali perché capricciose. Cioè nel senso, uno che va a una mostra di Eva lo fa per il puro piacere estetico, perché Eva non deve ottenere piacere, non deve ottenere potere, non deve ottenere una carica di nessun tipo, lo fa per passione. Cioè il gusto è generato dalla passione e non c'è niente di più virtuoso di qualcosa che è in buona fede, cioè che non ha secondi fini. Ok. Mentre nel Cinquecento erano clamorosamente essenziali le esposizioni, tanto che si nascono a Roma con Ghezzi, cioè dimostravano, erano delle esposizioni che erano funzionali a dimostrare il potere di una casata, il potere della Chiesa in quel momento. Oggi noi non dobbiamo dimostrare nessun potere, lo facciamo solo per il puro piacere dell'anima, quindi è un capriccio. Ed è per questo che sono esplosioni di colori, piene di fronzoli, riccioli. Questo è il grande potere delle mostre di Eva. Paradossalmente non servono a niente, se non all'anima. E a stupire i propri occhi con appunto, Esatto. le opere di Eva. Che tipo di opere appunto, vedremo nella tua mostra del 22? Quante Inutili. opere... No, grazie. Grazie.
No, espongo 20 opere, sono quasi tutti i ritratti della gente conosciuta. E... Da cui c'è anche un cantore d'amore. C'è anche un cantore d'amore, uno dei suoi primi e più riusciti. Più riusciti, lo dice il critico, ma a livello personale. Questa qua c'è... è difficile scindere quel punto. Sì, no? Sì, credo. Io sono ermafrodito tra me e la mia professione. Poi presento anche 3 opere nuove che non ho ancora esposto e tra l'altro sono un po'... bagnati ancora, quindi proprio vero vernissage. Proprio si sentirà ancora sì, l'odore sì, della vernice, esattamente, proprio. Sì, sì. Proprio vero e proprio. Sì. Quante opere dicevi esponi? 20 opere, tra cui sarà anche il mio autoritratto, ma non vediamo il viso perché è coperto dell'iPhone, che sto facendo il selfie. Ah, è l'autoritratto 2.0. La provocazione, 2.0. Esatto, 3.0, 4.0. Infatti, proprio un... Sì, sì, clamoroso. Un selfie ritratto. Che tra l'altro ho usato per la locandina. Ok, quello che si vede. Quello che si vede sulla locandina, infatti, ecco, vediamo che infatti quella è Eva, che appunto, come si fa gli autoritratti adesso, usa il proprio iPhone e quindi non viene mostrata. Beh, molto provocatorio appunto, sì. Molto esatto, intenso sì. Interessante come sì, sì. Molto attuale come sì, basta fare il selfie, cioè bisogna andare da Evamo se chiedere un ritratto e questo possiamo dire che è il selfie ritratto forse sì. Invece l'autoritratto è il selfie sì. Il selfie ritratto. Ricordiamo allora Eva bene le coordinate per la mostra. Allora, la mostra facciamo il 22 gennaio, che sarebbe lunedì, ore 19, presso Spazio Ars, via Privata Bernabò Visconti 13. Tra l'altro, vorrei condividere con voi questo giorno un po' particolare e speciale, perché sarà il mio compleanno, 18esimo. 18esimo compleanno di Evamos, così dice, sì, così va in giro a dire. Appena acquisito il diritto di voto. Ecco, appunto per quello, va in giro a dire così. Eva, cos'altro stai mettendo però in cantiere con Space? Dai, siamo quasi in chiusura, abbiamo pochi minuti, però veloce, so che vuoi raccontarci qualcosa di molto bello che stai per fare. Sì, allora, stiamo organizzando un progetto molto importante, espositivo, anche sociale, e che facciamo a marzo 2018, sarà la mostra dedicata alla bellezza femminile, che appunto abbiamo già fatto l'arte femminile, però il progetto sarà più grosso perché coinvolgiamo più artisti e coinvolgiamo anche il critico più noto, più particolare e il preferito dopo Luca Andrea d'Amore. E tra l'altro possiamo vedere anche il suo ritratto, non abbiamo visto il ritratto. Sì, abbiamo anche un ritratto così. Sì, sì, di Vittorio Sgarbi, appunto, che sarà ospite d'onore di questa mostra, che sì. A marzo farà appunto Eva. Il 7 marzo sarà l'apertura di questa mostra presso il Museo d'Arte e Scienza. E via Sella 4 vicino a Castello Sforzesco, dove tra l'altro abbiamo già fatto una mostra insieme con Luca. Ci ho parlato prima io, di che stiamo parlando. Ricordiamo la bellissima location. Sì, sei stato primo perché Sgarbi non è ancora mai venuto al Museo d'Arte e Scienze, però abbiamo mandato un po' di gente di là. È grave. Sgarbi non si è mai venuto, è gravissimo. Ma grazie a Evamos. Come so, c'è il zampino di Evamos per riuscire a sistemare le cose e riportarle alla normalità nella sua grande esposizione. Quindi ricordiamo allora il 22 gennaio, Spazio Ars, via Privata Bravo Visconti 13, ore 19, dicevi? 19. 19, l'apertura della mostra di Eva Amos. Eva non Amos nel paese anche la torta. Delle meraviglie. Ci sarà anche la torta di miele. Torta di miele, benissimo. Sì, sponsorizzata dai genitori di Fabio. Sì, infatti, il miele è fatto in casa, effettivamente. Diciamo, abbiamo fatto questa joint venture tra i miei genitori che producono miele in quel distretto milanese. C'è una pausa. Evamos, infatti. Beh, promotion. Non c'è regalo più sofisticato, arguto, intelligente che uno si possa fare nella posizione di Eva. Eh sì, è vero, si fa un bel regalo. Sicuramente anche noi poi cercheremo di rendere la serata al meglio per Eva. Quindi davvero invitiamo tutti quelli che ci seguono a venire, a portare i propri auguri, a venire a vedere davvero un qualcosa di molto interessante. Sono autoritratti, ma sono veramente espressione di Eva Amos. Si vede chi si... Mi viene a dire, ma sono sì lo specchio di quello che viene ritratto. C'è lei e ma lei ci sono i suoi ritratti. Infatti, tutto questo. Va bene, Eva, allora, grazie mille per essere stato con noi. Luca, grazie mille anche a te, che so che sei stato buttato giù anche dal letto, che insomma è un po' malato in questo periodo, quindi grazie mille per essere stato qui con noi oggi. Ci rivediamo sicuramente il 22. Grazie mille entrambi e buona fortuna. Grazie a te. Grazie a tutti quanti che ci avete seguito quest'oggi qui in diretta. L'appuntamento per oggi pomeriggio alle ore 18 con informazioni di Milano All News.
Good Morning Milano torna come sempre domani mattina alle ore 12:30 qui in diretta su Milano News. Grazie mille, arrivederci e a presto.